come fai a mangiare sta roba, dai? Dio, è tanto frullo, eh. Ma c'è Milone, cosa c'è? E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi torniamo in un posto che non vorrei tornare. Allora, siamo già stati in questo posto, che però non ci era piaciuto tantissimo. Vi lasciamo il video qui sopra, esatto, in sovrimpressione. Però è un altro locale questo, quindi magari è diverso. E magari ci piace di più. Esatto. Quella volta per me era stata la prima volta, mentre per Danny no, perché aveva già provato. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo direttamente nel locale. Sì. Ciao ciao! Prendiamo tutta sta roba, non vi dico i nomi, non capisco. Dopo vi dico quanto... Ragazzi, andiamo all'assaggio con i involtini vietnamiti. Ma io non li voglio. Assaggia. No, assaggia. Dai. Io mi mangio la mia roba che ho già trovato. È piccantissima. No, i involtini sono buoni, ma è piccantissima questa. Sì. Questi sono buoni. Però vuoi. Ragazzi, proviamo le chiede di granchio, mai assaggiate. Oddio, che impressione! C'è la tela proprio del granchio. Non è male, ma fa un po' impressione. Questa prima portata voto 8. Senti, 8 tutti e due. Io non ce la faccio con amici. Sara mi ha dato questo da assaggiare, proviamo. Molto strano. Questi qua sono salmone gambero. Questo è veramente buono. Vuoi mangiarlo tu? No, non è esagerato. Ragazzi, è arrivato questo momento, quello che io non volevo arrivasse. Mi piace. Devi assaggiare sto pane. Come fai a mangiare sta roba, dai? No, mi dispiace ragazzi, ma questo è troppo lontano dai nostri gusti. Proviamo sti ravioli, sono? Ravioli, non mi ispirano molto, però dai, andiamo all'assaggio. Molto buoni. A cosa sta? È ragù, ravioli e ragù. Buono, no? Dai, io non lo mangio. Posso assaggiarlo uno? Sì, ragazzi, anche questi ravioli non mi sono piaciuti tanto, ma i gusti sono un po' particolari. Abbiamo un salmone crudo, secondo me... Non è male questo, dai, sono fiducioso. Dio, è tanto frullo, eh. Non è male. Ragazzi, è arrivato il grande momento. Questo mi attirava veramente tanto. Delle bruschette con i pomodorini fritti qua. Bravo, Buono, ma c'è questa cremina qua con i kiwi, credo. Quindi dolce e salato non è che mi piaccia molto, però la bruschetta è buona. Sono arrivate le patatine fritte e i nigiri. Assaggiamo prima questi. Veloce perché mi complicato. Mangia. Buono, ma era non era tanto salato perché era da immergere nell'acquetta salata. Buono. Questi nigiri di tonno e salmone, veramente buoni. Andiamo con le patatine fritte. Più buone di quelle del Mac sicuramente. Bene, assaggiamo questi salmoncini, ormai sono diventato esperto. Io non so niente. Non è male. È arrivato l'involtino primavera, finalmente, che è l'unica roba buona. Porca loca. Questa è l'insalatina. Finita sta roba qua, diamo questa, la valutazione alla seconda portata. Assaggiamo l'insalatina qua. Questo mi dispiace ragazzi, ma non posso mangiare che bacchette. Qual è quello che porta che va come piatto? Il suo lavoro. Buona l'insalatina. Ti dirò, non è male. Assaggiamo l'involtino in primavera. Mi hai messo una cosa piccante. La salsa più saporito, senza salsa un po' neutro. Diamo un voto a questa seconda portata. Ma non ho mangiato niente io. Lei non ha mangiato niente, giustamente. Vabbè, dai un voto anche se hai mangiato poco. 7 per lei, anche per me 7, perché ci sono cose un po' più particolari. Però le ultime tre cose che ho mangiato adesso sono molto buone. Assaggiamo Philadelphia e salmone. Un po' gommoso. Questi non mi sono piaciuti molto, a Danny invece sono piaciuti. Boh. Assaggiamo anche questi uramaki col tonno in scatola. Speriamo sia buono, perché io il tonno in scatola lo mangio ogni giorno. Buoni questi, i migliori fino adesso. Ragazzi, è arrivato anche il giorno di provare i gamberi fritti. Mi fa un po' senso, però è arrivato il giorno. Ho 19 anni, quasi 20 anni. Devo provare i gamberi fritti. Oddio, che sensazione strana. Fuori sono croccanti, dentro sono straviscidi. Non mi piacciono tanto. Adesso Danny mi farà questa magia delle bacchette, perché lei riesce a mangiare, io no. Nel frattempo è arrivato il tonno salmone. Il salmone in scatola al vapore. Vediamo se è buono come quello in scatola di prima. Buono, ma molto più buono quello col tonno in scatola. Adesso lo intingiamo. Pingiamolo bene.
un po' meglio. Dani adesso assaggerà questi che li ha ordinati lei. Stiamo procedendo abbastanza bene tra alti e bassi. Alti e bassi. Proviamo questo Gungan Spicy Salmon. Poi vorrei prendere un Gangkong Salmone Ikura con salmone Philadelphia Ikura, che non so cosa sia. Prendiamo un taco al salmone. Ecco, la salsa di ste bruschette che avevo provato era barbabietola marinato con salsa passione alla chia. Togli la salsa e viene fuori una bruschetta mangiabile. Proviamo un croccante di riso. Ragazzi, prendo una mille foglie con il salmone piccante. Secondo me questa è buona. E poi direi basta, perché se non è buono siamo fottuti. Cioè siamo del gatto. Eccoci qua i salmi con Philadelphia, immagino. Buoni, ma bisogna immergerli. Ragazzi, è arrivata l'insalata. Questa qua con i taralli, cioè, non so se sono taralli, Era quei taralli, no? Ah no, gli anacardi. Arachidi. Insalate mi piacciono. Ragazzi, è arrivato questi due qua, che sono uno con il Philadelphia. Questo, piccante. Prima col Philadelphia, che è quello un po' più classico. Buono. Piccante ci sta, non è male. Questi qua sono risi, riso fritto con roba sopra. Assaggiamo, porca loca, che pesante. A parte la difficoltà nel mangiarlo, non è male. Ragazzi, è arrivato anche quello col tonno. È arrivato anche il tacos e le sfogliatelle. Sono tornati quelli con il tonno. Che piano! Ragazzi, sono lì lì per svenire. Buoni, per carità. Però troppi. Ragazzi, assaggiamo il tacos. Il ripieno non è male, ma il tacos è una roba. Ma c'è Milone, cosa c'è? Come hanno detto anche loro, giustamente, sembra quasi sia sembra quasi sia ubriaco, talmente ho mangiato. Sembra che stai morendo, che diverso. Sì, ma mi sento ubriaco, non so perché. Assaggiamo sta sfogliatella. Non è male. Ragazzi, abbiamo preso anche un dolcetto e una granita alla fragola, perché sto morendo di sete. Un macio alla fragola. Sì. Mochi. Un mochi al lampone. Ragazzi, sono arrivati dei mochi. Io sono congelato. Assaggiamo. Però l'ha già finito praticamente. Il sapore è molto buono, la consistenza un po' meno. È buono il gusto, sembra una caramella. Ha provato, dai. Sta granita giapponese, vediamo un po'. Buona. Molto, molto strana. Ci vediamo alle considerazioni finali. Dio, ma sa anche di questo di sushi. Oh, siamo appena tornati, ragazzi. Facciamo le considerazioni finali. Sono distrutto perché veramente mi ha destabilizzato la parte finale di questo sushi. Allora, nel complesso molto meglio della prima volta, devo dire. Quindi nel complesso un 7, direi. Perché ci sono stati alti e bassi, ma non ci sono state via di mezzo. No, anche io un 7,5, mi è piaciuto, ma stavolta era buono. Se vi state chiedendo quanto abbiamo pagato la bellezza di quasi 100 euro in tre persone. 33 euro a testa, che secondo me è follia. Vabbè, ma allora, a cena costa molto di più del pranzo, quindi... Però è follia lo stesso, anche a pranzo comunque viene 16 euro, tipo. Sì. 16 euro sono un po' tantini lo stesso. Detto tutto ciò, non c'è nient'altro da dire. Iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!